cosa sente lei intanto di fronte allo sfogo tale dire, di un giudice? Innanzitutto una solidarietà umana per questo magistrato. Secondo, io sono di parere che il magistrato deve utilizzare con grande prudenza e sobrietà i mezzi di informazione. È un rimprovero alla Forleo questo? Non voglio rimproverare nessuno, non la legittimazione di rimproverare nessuno. Voglio dire che il punto è questo, il magistrato che si espone troppo e che usa i mezzi di informazione si diventa controparte, diventa o parte o controparte, e questo non può, un magistrato non può farlo. Me la spieghi, non ho capito, significa se che la Forleo non doveva venire a parlare? Sì, no, però Forleo. Teniamoci al caso Forleo, perché questo è un magistrato che dice mi hanno mandato. Ma dovevi sapere cose che non so, dovevi sapere che cosa è successo a Brindisi, cosa è successo a Milano, chi l'ha minacciata. Io vedo una persona, come dire, in difficoltà, e come tale, conoscendo la difficoltà di quel lavoro, sono solidale con chi è in queste difficoltà. Devo dire insieme che un magistrato non deve usare i mezzi di informazione per, come dire, acquistare consenso o per cercare consenso o per cercare di farsi una figura pubblica. Non è questo il ruolo del magistrato. Devo dire, mi dispiace, ma questo è il mio modo di vedere. Però, Violante, se lei dice così, io non posso che tradurre nella mia mente, e immagino anche gli altri, che lei sta dicendo che la Forleo ha sbagliato a utilizzare. Io credo che l'autoressa Forleo, come il dottor De Magistris, hanno sbagliato ad andare ad anno zero a farsi questi spettacoli. Insomma, questa è la mia opinione. Violante alla Camera fa delle dichiarazioni scioccanti. Pochissimi italiani ne vengono a conoscenza. L'onorevole Berlusconi sa per certo che gli è stata data la garanzia piena, non adesso, nel 1994, che non sarebbero state toccate le televisioni quando ci fu il cambio di governo. E lo sa. Lo sa lui e lo sa l'onorevole Letta. Comunque, a parte questo, la questione è qui un'altra. Voi ci avete accusato di regime nonostante, ripeto, non avessimo fatto il conflitto di interessi, avessimo dichiarato eleggibile Berlusconi nonostante le concessioni, non avessimo aumentato durante il centro-sinistra il fatturato di Mediaset, è aumentato di 25 volte. Ma in nome di quale mandato elettorale sono state prese queste decisioni? E nell'interesse di chi?